Oh, finalmente! Aspettavamo questo momento da tantissimo. Finalmente anche Ottolina è diventata protagonista di un bel dissing. Oddio, proprio bello, bello, purtroppo ancora no, robetta, insomma. Così niente, così niente. Ma è l'occasione giusta per inaugurare la nostra nuova rubrica di Sottolina, il lato caciarone di Ottolina TV. Negli ultimi giorni su Twitter è cominciato a girare questo video. Andassi in un governo, io vieterei la libertà di stampa. La stampa non deve essere libera. Apriti cielo, il tipo di Ottolina TV è un idiota e quelli come lui sono il motivo per cui i comunisti sono una barzelletta, commenta nel suo retweet tale Mattia Salvia. La propaganda dei putiniari, rilancia un account con la bandierina dell'Unione Europea. Altro account con bandierina dell'UE. Questo video dimostra che uno, chi vuole un negoziato di pace dell'Ucraina nei confronti della Russia, è una persona nostalgica dei bei tempi dell'URSS. In effetti, insomma, un po' di nostalgia ogni tanto. Due, i paci finti non agiscono senza una guida e senza soldi. Chi caccia i soldi qua? Chi caccia i soldi? Interviene anche una vecchia conoscenza di Ottolina, Cristiano Tinazzi, il reporter fai da te che nella sua bacheca diffondeva con sdegno la fake news sui denti d'oro strappati agli ucraini dai russi. L'ennesima prova della brutalità dei russi nei territori occupati, commentava, dopo che la fake news era già stata ampiamente smascherata financo dai fact-checker di Open. Oggi Tinazzi si è riscoperto un fervente democratico. Su Progressi. Nel 99, infatti, si era candidato alle provinciali di Milano con il Fronte Nazionale, la lista dell'ex leader di Avanguardia Nazionale Adriano Tilger, nata da una scissione da destra dell'MSI di Pino Rauti, considerato troppo moderato. Così, di brutto. Da vedere per intero, questi non sono pacifisti, sono militanti filorussi. Scrive a commento del nostro video. Lo spezzone incriminato è stato registrato durante un incontro organizzato dal Circolo degli Amici di Ottolina TV di Roma, che si è tenuto sabato scorso al Friccicore di Centocelle. Titolo: Guerra e media, la scelta di non mettere l'elmetto. E ovviamente non c'era nessunissimo bisogno di farlo passare come un fuori onda rubato clandestinamente e che svela il vero volto dei pacifinti. Un po' come quando fecero trapelare l'audio di Berlusconi, dove diceva in una riunione privata esattamente le stesse cose che aveva sostenuto 2 settimane prima apertamente nel salotto di Bruno Vespa. Io, Giuliano Marrucci, giornalista suo malgrado, che sono contro la libertà di stampa, l'ho sempre dichiarato apertamente. E ovviamente lo ribadisco. Oh no. Anyway. Che le oligarchie possano liberamente possedere i mezzi di produzione del consenso, attraverso i quali riescono a imporre all'opinione pubblica le loro vaccate, l'ho sempre ritenuta la negazione stessa della democrazia. La totale libertà di stampa ha senso soltanto in un mondo immaginario dove nessuno ha il potere di sfruttarla per imporre le sue idee a suon di bigliettoni. Ma qui si apre una parentesi troppo seria che ci svia dal mood scazzone di questa rubrica. Torniamo al cazzeggio. Anche poeta. Da dove arriva questo spezzone? A postare il video originale è questo minuscolo profilo, Francesco Intraguglielmo. Vi dice qualcosa? Ci siamo già incontrati, mi pare. Ebbene sì, è proprio lui. È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che lui! Il ragazzetto che si era ritagliato i suoi 5 minuti di gloria grazie al suo intervento dal palco della manifestazione semideserta di Calenda in sostegno alla resistenza ucraina. La Russia non lo è e quindi se necessario va distrutta. Esattamente come chi non sostiene i giovani iraniani, esattamente come chi mostra qualsiasi vicinanza con la Cina. Per aiutare la storia a giudicarci severamente per non essere per la distruzione della Russia e per aver mostrato vicinanza alla Cina, Intraguglielmo si è fatto uno sbattimento notevole. Il piccolo spezzone circolato su Twitter, infatti, è solo un minuscolo estratto di un video di ben 20 minuti che Intraguglielmo ha pubblicato sul suo canale YouTube.
inaugurato appena 2 settimane fa. Infiltrato in un evento filorusso, si intitola. Nella copertina c'è lui in primo piano con i colori della bandiera ucraina disegnati sul volto, circondato da una piccola folla con sovrimpresse delle bandiere russe e una bella scritta a caratteri cubitali a sovrastare il tutto. Aggredito, c'è scritto. Ad aggredirlo, secondo Intraguglielmo, sarebbero state appunto i paci finti presenti all'incontro. Cosa non fa la mitomania? Ovviamente in realtà non c'è stata nessunissima aggressione, nonostante l'abbia cercata in ogni modo possibile e immaginabile. Per ore. Ma è chiaro che la finalità è essere aggredito, non ti aggrediremo, ti vogliamo tanto bene. Come si dice dalle mie parti, pensava di insegnare a Babbo Pipà. Cresciuto a pane, Nutella e tresciate delle Iene, Intraguglielmo infatti ha adottato la più classica delle strategie del giornalista provocatore. Si è addentrato in territorio ostile, appazientato per ore e poi ha tirato la corda alla ricerca del casus belli, che però non è mai arrivato. Diciamo che in tema di provocazioni, in 20 anni di report, qualche esperienzina me la sono fatta pure io. E poi, sinceramente, Francè, potresti essere mio figlio, anzi. Il bambino sembra scemo, ma quello in realtà lo è. Ovviamente Intraguglielmo, tra l'altro, non si è infiltrato proprio da nessuna parte. Appena arrivato è stato riconosciuto. Che un ragazzino che invita serenamente a distruggere la Russia da un palco, chi se lo dimentica. Quando sono arrivato mi è stato chiesto se dovevamo autorizzarlo a fare delle riprese e io ovviamente ho acconsentito. Quando dico che la libertà di stampa è una minchiata, non mi riferisco certo a un bimbo minchia col telefonino e un canale YouTube. Quindi tutti i frammenti che potete vedere nel suo video non sono frutto dello scaltro lavoro da insider di un infiltrato, ecco, ma semplicemente delle riprese fatte male da un ragazzino che si sentiva al fronte e gli tremavano le mani. Eppure anche queste semplici osservazioni per il suo pubblico sembrano essere fisica quantistica. Solidarietà per te, fratello! Complimenti per il coraggio! Sei stato coraggioso, veramente un esempio! Ah! Avete preso per un coglione? Ma no, sei un eroe! Andarci da solo, che coraggio! Bellissimo video! Ti ho visto forse qualche volta su Liberi Oltre? Chiede un utente. Sì, probabile! Ho fatto live da loro e da Ivan Greco, risponde Intraguglielmo. Sempre garanzia di qualità è l'accoppiata Liberi Oltre Ivan Greco, una vera e propria spasmodica ricerca della competenza e della complessità, diciamo. Ma lo scambio più surreale è questo. Mi fa morire che dicono... vuoi parlare solo tu, quando letteralmente hai fatto solo una domanda e la seconda non te l'abbiano lasciata finire, commenta un utente. Sì, in effetti hanno un concetto particolare di democrazia, risponde l'aspirante leader della gioventù calendiana. Per fortuna tra i commenti ce n'è anche uno di qualcuno che all'iniziativa c'era davvero e che gli ricorda che in realtà abbia tentato di monopolizzare la discussione. La situazione, infatti, si è fatta imbarazzante quando alla fine del primo giro di interventi abbiamo dato il microfono a Intraguglielmo per fare una domanda. Sempre a proposito di dittatori putiniani. Non ce lo mollava più. Sempre più tremolante per l'emozione, il giovane Francesco, infatti, ha infilato almeno 4 domande di fila, impedendo a tutte le altre persone di intervenire e alla fine parlando più lui dei relatori stessi. Il tutto mentre si riprendeva col telefonino e tremava. Una scena patetica, insomma. La sala ha cominciato un po' a innervosirsi. A me, sinceramente, faceva pure un po' tenerezza. Mi sto a rammollire, Alla fine, comunque, la perseveranza paga sempre. E in qualche modo Intraguglielmo è riuscito a portarsi a casa il suo girato. E dopo 3 giorni ha partorito sta chicca qua. Niccolò e Benedetta hanno detto tutto, grazie, sta arrivando, buonasera, versate qualche migliaio di euro per Rotolina TV e siamo a posto. Ed ecco qui l'organizzatore dell'evento, Giuliano Marrucci di Rotolina TV, il Breaking Italy dell'estrema sinistra. Ma li mortea! Uno lavora 20 anni in Rai e poi si sfonda di studio 16 ore al giorno per diventare il Breaking Italy dell'estrema sinistra. Me lo dicevate prima, mi davo al gioco d'azzardo, ve possino. Ma andiamo avanti. Analisti critici, gli analisti critici, tutti quelli critici, cioè, lavorano dentro la macchina della propaganda, dicendo, ma io dico il mio pensiero.
per carità, hai ragione, ma tu pensiero detto lì è funzionale a creare il fatto che noi siamo le società libere contro le società chiuse. Ma porco Giuda, non è che ti fanno sparare le tue puttanate per creare il pensiero che noi siamo una democrazia e gli altri no? Ti fanno sparare le tue puttanate perché sei in una democrazia e c'è la libertà. Franci, ti devo ringraziare. Finalmente ho capito cosa intende mia moglie quando mi racconta che a scuola si è imbufalita perché uno studente che non aveva capito una mazza faceva pure il saccente. In effetti è abbastanza irritante. Allora ascolta a me, ti rivelo uno scuppone. Democrazia e libertà non sono sinonimi. Non ho afferrato, scusi. Dai, ripetiamolo insieme su. Democrazia e libertà non sono sinonimi. Anzi, aspetta, te ne dico una ancora più incredibile. A volte sono agli antipodi. Ma ti guarda, cosa potresti scoprire se invece di fare video da bimbo minchia aprissi qualche libro? Proviamo a rimediare noi. Un ripassino rapido rapido. Guarda, ti riprendo il video di Otto Sofia che abbiamo fatto l'altro giorno su Machiavelli, scritto da prof universitari e delle superiori di storia e filosofia. È facile, concentrati. Democrazie liberali, dicevamo, dove democrazia significa potere del popolo e liberale invece starebbe a indicare la protezione delle libertà individuali dagli abusi di quello stesso potere. Tenere insieme i due lati di questa complessa medaglia è stato il mantra degli stati nazionali dell'Occidente, perlomeno a partire dal secondo dopoguerra. Oppure, secondo i più critici, il suo grande inganno. Capito, Francè? Non solo sono due cose diverse, sono proprio contrapposte. Sai quando si dice la dialettica? Ecco, sono due cose che stanno in rapporto dialettico. Noi siamo democratici e te, presumo, sei liberale. O almeno lo sarai quando saprai che vuol dire. Nel frattempo, comunque, i nostri complimenti per la cazzimma e la dedizione. Nessuno mai ci aveva dedicato così tanta attenzione e i risultati mi sembrano ottimi. Liberali suprematisti di tutto il web, prendete esempio dal giovane intraprendente in Traguglielmo e dateci materiale per la nostra nuova rubrica di Sottolina, il lato caciarone di Ottolina TV. Ah, PS, tra tutte le cose devo ammettere che ce n'è una che effettivamente mi ha veramente ferito. Questa. Ammazza quanto sono brutto li mortacci di chi mi ha fatto così. A proposito di limitare la libertà di stampa, ma non è che si può mettere un filtro automatico per limitare il tasso di bruttezza tollerato in una foto? Comunque, se nonostante la bruttezza, anche a sto giro ti abbiamo fatto fare due risate e apprezzi la nostra nuova rubrica, diccelo con qualche eurino. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Carlo Calenda. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.